Allora, a causa della forzata assenza di Simone Verde, vedremo un altro pezzo di film, di filmato girato da Crescenti. Prego. Il quadro è stato portato qui in un laboratorio di restauro importante e messo nelle mani di un restauratore che è un nome forte della scienza in Italia, a Torino non far male. Oggi c'è silenzio, il sabato il laboratorio è fermo. Il quadro riguarda la Francia verso la fine del 2001, un po' appassito con tutti i guai che ha avuto naturalmente. È stato un restauro di grande raffinatezza, un quadro di oltre 2,5 metri, 4 metri quadrati circa, lavorato, pulito fino al millimetro. Questo è quanto rimane, ed è molto, di quello che si tramanda essere stato un massacro per pudicizia, per finta moralità, che la vedova di Emery inflisse al grande quadro di Guido Reni, che si componeva di altre 12 figure sullo stesso boccascena. Che di fronte a questa tela molto bella il ricordo vada subito a un'affermazione che si disse essere di Guido Reni, ma che in realtà poi rifletteva il ricordo di Raffaello, e diceva: io ho riguardato quella forma che nell'idea mi sono stabilita, e che è una confessione, dichiarazione che Guido Reni fa della sua evidente versione che i sapienti chiamano neoplatonica dei fatti, cioè di una forma nata dal pensiero più che dall'imitazione naturale. Calato nel pensiero dentro questo quadro, tutto è calato dentro delle forme
che Roberto Longhi chiamava forme più di nirvana che paradisiache, alludendo con questa a una leggerezza quasi insostenibile, mistica, della bellezza stessa. Il quadro è costruito di bianchi su bianchi. È una strategia che conduce verso appunto la sublimazione delle forme. Diceva Mengs che in fondo è come dipingere sopra un monte quando c'è la nebbia e quindi tutti i colori derivati dal nero scompaiono e rimane quasi galleggiando sopra la tela questa materia vaporosa, questa materia in quasi di leggerezza straordinaria. Arianna è stata abbandonata da Teseo e ed è in questo luogo, cioè l'isola di Nasso, dove dà espressione al suo lamento. Il fatto che sia un'isola è ben definito dall'orizzonte lontano, che credo realmente fosse una sorta di misura per un boccascena teatrale. Credo che da questo frammento che noi possediamo ora si possa dire che l'intera scena di Bacco e Arianna all'isola di Nasso sia una scena di melodramma. Ci sarebbe per il pubblico, e ci sarà, l'opportunità di osservare il modo eccezionale, magistrale, col quale il quadro è realizzato. Arianna in realtà è seduta su una specie di conchiglia, come spesso le statue dell'antichità apparivano. Questa conchiglia poggia su un ambiente che sarebbe assurdo chiamare artificiale, ma che dobbiamo chiamare teatrale, quasi di cartapesta. È infatti la prima donna di un'azione che appunto il melodramma, pensiamo a Monteverdi ad esempio, lancia verso il futuro. Quando Francesco Barberini vide questo quadro, ebbe a rilevare qualche eccesso di tipo, di quella che si chiamava nel Seicento lascivia, che è una forma retorica. Fatto questo per ragioni di Stato, poiché i rapporti tra il pontificato Barberini e i vari stati europei erano rapporti abbastanza in difficoltà e quindi essere accusati di lascivia da parte di qualcuno di questi potentati poteva essere grave, un'accusa grave. Voglio dire, questa è una ragione che potrebbe far immaginare che la vedova dell'ultimo proprietario, che era appunto il sovrintendente alle finanze dello Stato francese, che era un italiano di origine Particelli, Demery, la vedova, trovatasi sola di fronte al quadro dopo la morte del marito,
si trovasse non già a dover distruggere la bellezza e quindi la lascita, come dice uno storico francese di a pochi anni, troppe bellezze scoperte sono, regnano in questo quadro, ma si trovasse invece, che potrebbe essere una grande soluzione, a ricavare più personaggi dallo stesso quadro. Ma le copie che esistono del quadro intero, con tutti i 13 personaggi, o 19 che dir si vuole, e le incisioni che ne sopravvivono, aggiunte a questo importante frammento che ora viene alla luce, lasciano pensare che questo davvero sia, come gli storici testimoniavano, uno dei capolavori della pittura del Seicento e forse anche il capolavoro terminale di quella grande avventura neoplatonica, cioè del culto della bellezza, che aveva reinventato Guido traendola da Raffaello. Allora, seguendo il programma, diamo la parola a Franco Farinelli, dalla Casa delle Muse alla Casa del Contadino. Prego. Allora, io innanzitutto mi permetto di aggiungere un sottotitolo al titolo che Pierluigi Cervellalti mi ha assegnato. E sottotitolo è l'inversione di un motto che gli storici dell'arte, soprattutto di quella bolognese, conoscono senz'altro. Il sottotitolo che ho scelto è La preoccupazione del futuro, che è il rovescio di quella formula con la quale Anton Boschlow ha proprio cercato di riassumere la vicenda storiografico-artistica di Bologna nell'Ottocento. La preoccupazione del futuro, mi permetterò, sperando di aver colto lo spirito di questo incontro, di avanzare qualche ipotesi sulla necessità di tornare a studiare la figura di Andrea Emiliani di qui in avanti e a leggere le sue pagine, non da storico dell'arte che non sono, parentesi subito chiusa, sono un geografo, ma da studioso. Quello che sorprende a qualcuno che come me venga dagli studi geografici e geologici è l'insistenza con la quale la metafora geologica colpisce, spiega, struttura addirittura il discorso artistico tra 8 e 900. Nessuno l'ha mai studiata con, che io sappia, per quel poco che io so, come ci hanno insegnato a dire gli anglosassoni, nessuno ha mai studiato il fenomeno con precisione e sarebbe un buon argomento di indagine.
Ma è chiaro, è davvero sorprendente come questa metafora del discorso storico-artistico come stratificazione geologica domini esattamente alla svolta tra 8 e 900 il discorso storiografico, e non soltanto nel nostro paese. A farvi caso, forse Enrico Castelnuovo è andato in questa direzione, ma a farvi caso la metafora geologica si applica sia a Abby Warburg che a quell'Henri Faucillon stamattina citato, che in realtà è lo studioso a cui per primo bisogna rifarsi quando si cerca di capire il senso dell'operato di Andrei Emiliani. Tutto quello che dirò parte da questa metafora e vale, tanto vale dirlo subito così poi non ci pensiamo più, ci dimentichiamo di noi, e vale a render conto di una speranza che adesso è certezza, e sono qui per esprimerla, della frase che mi disse Andrea il giorno prima della sua morte. E si commentava quello che accadeva nel campo della vita politica nazionale e lui mi disse che era la fine dell'illuminismo. Io non capii subito, confesso, che stava parlando della sua fine, evidentemente. Ora, le cose non sono, per fortuna, così come Andrea temeva quel giorno, anche se Andrea purtroppo non c'è più. E in che modo possiamo valorizzare il suo lascito? Proprio partendo dalla metafora geologica. Perché Andrea, nei suoi scritti, nella sua opera costante, è riuscito a dare concretezza alla metafora stessa. Credo che sia l'unico che ha trasformato un'analogia in un dato concreto. Ma per tentare di rapidamente esporre quello che cerco di dire, bisogna che siano precisati almeno due termini. Qualche tempo fa Edgar Morin ha scritto una frase, lui si riferiva all'universo, ma si adatta anche al nostro caso. Ha detto che tutto ciò che è decisivo, scritto Edgar Morin, dipende dall'improbabile che hic et nunc, cioè in un dato momento, anzi in un dato contesto e in un dato momento, diventa necessario. La necessità della figura di Andrea è stato proprio determinata dalla sua funzione di tramite tra un hic et nunc, e vorrei spiegarmi rapidamente. Non Abby Warburg, ma Faucillon, si diceva. Non Cassirer, non le forme simboliche, ma le relazioni formali. E sono molto lieto che abbiamo appena finito di vedere e sentire Andrei Emiliani che citava il neoplatonismo. Che è stato che cosa alla fine? Il neoplatonismo è stato un formidabile progetto cognitivo. Che è esattamente quel terreno, questa è la mia tesi, quel terreno dove oggi la lettura e la considerazione dell'opera di Andrei Emiliani di qui in avanti potranno riuscire preziose. Faucillon che spiega appunto come vi sia una fortissima analogia, proprio in quanto forme, tra la struttura sociale e l'espressione artistica. Faucillon, archeologo medievale, che in quanto archeologo medievale, almeno agli inizi, pensa in termini di quadri regionali. E dicendo questo so perfettamente di stare adoperando un'espressione che Lucio Gambi, che mi ha insegnato la geografia, adoperava nello scritto che stamattina appunto è stato citato.
nella einaudiana storia d'Italia, a proposito della quale vorrei, se mi è consentito, aggiungere soltanto una cosa, che storiograficamente, come tutte le opere, la storia d'Italia che ha svolto una straordinaria funzione, un decisivo ruolo, sebbene contestato fin dall'inizio, nel campo degli studi storiografici, ha fatto la sua epoca, e però, a farvi caso, il volume che più resiste è propriamente l'ultimo, l'Atlante, dove Andrea Emiliani e Lucio Gambi collaborano. All'interno, 1976, all'interno dell'espressione di una comunanza di opera di sentire che poi l'abbiamo sentito stamane e non va ripetuto, si esprimerà. Dunque Fossillon, dunque una storiografia artistica cablata sulle forme e non sulle formule patetiche del Warburg, attenta ai quadri regionali e soprattutto fondata sulla consapevolezza, di nuovo e ancora Fossillon, che le forme si appoggiano su strutture, ma che la struttura stessa è una forma. Come dire, che non si scappa. Che anche il dato materiale sul quale la forma artistica si regge e che permette alla forma artistica di esprimersi, di qualsiasi natura questo dato materiale sia, è esso stesso forma artistica. È formidabile. E secondo me ci si avvicina davvero, così ricordando al momento del LIC, cioè dell'esperienza bolognese di Andrea. E mi riferisco a quella che comincia esattamente sull'orlo di ciò che stamattina è stato indicato. Vale a dire quella prima metà degli anni 70 che corrispondono alla fondazione concreta dell'IBC, eccetera, eccetera, eccetera. È chiaro oggi, ma soltanto oggi, quello che allora andava accadendo e diventa chiaro esattamente in riferimento ai cattivi processi di autonomia regionale di cui si sente sempre più insistentemente parlare. Ma accadeva allora all'interno di un quadro statale nazionale che registrava le prime faglie che si presumeva e si sperava di poter ricucire all'interno di un discorso più ampio perché tutto quanto accadesse. Era l'inizio della globalizzazione, allora sfuggiva, perché tra i fenomeni costitutivi dei processi globalizzanti va appunto annoverato anche la loro natura pervicacemente subdola, sotterranea, in mancanza di modelli per afferrare fin dall'inizio quello che andava accadendo. Perché niente meno entrava in crisi lo spazio, entrava in crisi la struttura statale geometrica che fino allora aveva governato il funzionamento del mondo moderno. E non è possibile ripensare oggi, da questo punto di vista, a ciò che è stato l'IBC, a quelli che sono stati i progetti, le intenzioni, le speranze degli uomini e le donne che hanno elaborato il progetto, senza far riferimento a mutamenti strutturali di questa portata, evidentemente. E all'interno di una regione, anche questo forse va detto, all'interno di una regione, l'Emilia-Romagna, dove il rapporto città-campagna è sempre stato di natura molto specifica e particolare, dove cioè le città hanno sempre funzionato come escrescenze della campagna, collocate all'interno di reti di comunicazione incaricate di collegare fin
dall'epoca romana, fin dalla fondazione della regione stessa, i circuiti locali con quelli internazionali. Viene ancora di nuovo in mente davvero Faucillon, in un testo che so che a Andrea Emiliani era molto caro, quando spiega che la scultura romanica non sarebbe mai esistita, la grande arte romanica, se l'opera d'arte in quel contesto non avesse cercato di impossessarsi di quegli snodi funzionali degli edifici che fino ad allora nessuno aveva ritenuto fossero possibili ricetti dell'opera artistica stessa, saldando così l'espressione artistica ancora una volta in regime di pneumologia con quanto sto cercando di dire, l'espressione artistica alla struttura funzionale più generale. Insomma, cosa sto cercando di dire alla fine? Sto cercando di dire che per una serie di combinazioni, dove evidentemente l'elemento principale è l'intelligenza del protagonista, nel caso della vicenda intellettuale e operativa, pratico-concreta di Andrea Emiliani, noi siamo in presenza di una perfetta corrispondenza tra la natura di un discorso storico-artistico, da un lato, e la natura, o l'avvento se volete, forse meglio, di un discorso politico-istituzionale dall'altro. Sono perfettamente coerenti e omogenei l'uno con l'altro. E la figura di Andrea è esattamente, mi si passi il termine, il pontefice, colui che cerca di traghettare l'un discorso nell'altro. Sono il meno titolato in questa stanza a poter parlare di questo, evidentemente. E proprio per questo mi fermo qui. Ma a considerarla oggi, a me pare evidente che questo si possa dire. Ora, la cosa straordinaria, per me è sempre stata straordinaria, è che ciò facendo Andrea Emiliani ha importato in questa terra, per degli echi, per delle risonanze, per dei percorsi che ho avuto, ed è uno dei miei rimpianti nel rapporto con Andrea. Sapete, Andrea mi spiegò, 50 anni fa mi spiegò una differenza fondamentale, lo ricordo per questo, mi insegnò la differenza tra un quadro, lui si esprimeva con me, mi disse così, tra un quadro fiorentino e un quadro bolognese, facendomi notare come nel quadro fiorentino vi sia una straordinaria compostezza formale che non esiste in un quadro, in una tela, un dipinto bolognese, dove, come lui mi ha insegnato a scorgere, erano già lì ma io non li scorgevo, c'è sempre il gomito di qualcuno che non viene rappresentato, c'è sempre il piede di qualcuno che sta scappando, sta entrando, eccetera, eccetera. La forma contro la vita, di nuovo. Ma dicevo, davvero il percorso culturale e operativo di Andrea, di nuovo esso stesso a sua volta a un livello superiore, è perfettamente omologo con l'interpretazione storiografica artistica di Faucillon, cui prima si faceva riferimento. Sono convinto che esistessero all'interno della cultura, della capacità di intelligenza di Andrea, un richiamo molto potente europeo che non viene assolutamente o quasi mai evocato e di cui lui mai parla. Ma se noi dovessimo collocare sul piano europeo il valore e il senso dell'esperienza di Andrea, l'unico personaggio, l'unica figura che legittimamente andrebbe evocata è un signore a cui si deve forse il capitolo più importante della storia del rapporto tra arte e politica in Europa nell'Ottocento, che non sono i suoi amati francesi, ma è un signore tedesco che però preferiva farsi passare per francese,
che si chiamava Alexander von Humboldt. Detto in poche parole, l'inventore del concetto di paesaggio, così come noi oggi crediamo di conoscerlo. Perché certo, l'analogia non si arresta qui al concetto di paesaggio, attenzione, sarebbe troppo semplice. È certo che per Andrea anche il paesaggio era il trade union tra la forma artistica da un lato e il territorio dall'altra. Nel linguaggio di Faucillon, tra la forma e la base della forma. Ma non si tratta semplicemente soltanto di questa. Negli scritti di Andrea e nella sua attività pratico-concreta si trova esattamente l'ultimo barlume di quello che era stato il grande progetto borghese europeo, la trasformazione di un'immagine estetica in un progetto politico. Se Alexander von Humboldt all'inizio dell'Ottocento non avesse pensato al paesaggio come veicolo di questa trasformazione, in senso progressivo e civile, dello sviluppo funzionale alla società, all'opinione pubblica, non staremmo noi a parlare di paesaggio, non esisterebbe un documento come la Convenzione Europea del Paesaggio che fa piazza pulita di tutti i termini con i quali noi abbiamo fin qui considerato, guardato il territorio, l'ambiente, lo spazio, per sostituirli con il paesaggio stesso. Con la magra argomentazione che territorio, ambiente e paesaggio scompaiono, vengono sostituiti dal paesaggio perché proprio in quanto tali sono oggetto di percezione. Questo è il massimo che si trova in quel documento, che è legge anche da noi. Ma considerare l'operato di Andrea, i suoi scritti, non si può fare a meno di pensare che, ripeto, per un canale a me ignoto, per una faglia carsica che si tratterebbe di esplorare, che Andrea sia stato l'ultimo grande rappresentante di una tradizione politicamente sconfitta, ahimè questo anche va detto, già nel 1848 e nella stessa Germania. All'atto della presa del potere in Germania da parte della stessa borghesia, alleandosi con una parte del vecchio nemico, dell'aristocrazia di origine feudale. In questo Andrea credo di poterlo definire illuminista. Proprio nel cercare di portare a termine, a compimento, un progetto di straordinaria levatura, di straordinario vigore, che era stato l'acme della capacità di imporre al dato politico il linguaggio della cultura e che per poco non era riuscito a metà Ottocento. Sfido chiunque a trovare un altro esempio cui l'opera di Andrea possa richiamarsi in qualche forma, dal punto di vista del rapporto tra, ripeto, conoscenza artistica, modello artistico, forma artistica da un lato e progetto politico dall'altro. E fin qui potrebbe essere archeologia, ma non lo è. In che senso oggi le parole di Andrea, più che quello che lui ha fatto, che non tocca a me commentare, perché ne so meno degli altri, ripeto, vanno rilette, sono preziose. Se permettete faccio anche una piccola citazione delle tante che avevo preparato, che tratta di un libro che lui amava molto, che l'autore è stato già citato anche stamattina,
è l'inizio dell'Art des sculptures romains, il volume di Faucillon sulla scultura romanica, che comincia così. È davvero impossibile non vedere Andrea in queste prime righe. Spesso, sulla piazza di un piccolo villaggio, all'ombra di un porticato o dinanzi a una facciata patinata dal tempo, i bei capricci ornamentali, i rilievi in cui la figura umana insieme animale e insieme animale pianta, intreccio e meandro, spesso mi sono apparsi indecifrabili e irriducibili alla ragione. Così comincia quel testo. E così ancora oggi io mi figuro Andrea. Un labirinto estetico e la necessità di ridurlo a ragione. Da questo punto di vista, noi abbiamo una chiave formidabile per rileggere i testi di Andrea e apprendere molto. E anche di questo si parlava negli ultimi tempi. Oggi che il campo delle scienze umane e umanistiche, dir si voglia, si appresta a una almeno temporanea riunificazione nell'area vastissima di ciò che vengono chiamate e sempre più esercitano un ruolo importante, imperialistico, le scienze cognitive. Da questo punto di vista, di nuovo, è che già qualcosa negli scritti di Andrea, anche quelli soltanto di storia dell'arte, mi veniva in mente appunto la citazione dell'opera del Bronzino, della monografia sul Bronzino, anch'essa, si ricorderà stamattina, anch'essa ricca non soltanto di immagini geologiche, ma di una vera e propria carica cognitivo-epistemologica. Da questo punto di vista, l'intera storia dell'arte italiana, e vi assicuro che Andrea negli ultimi tempi era d'accordo su questo, l'intera storia dell'arte italiana attende ancora di essere riletta. Mi permetto di fare soltanto un esempio, ma anche qui perché ne ho fatto parola con Andrea. Per esempio, a rileggere oggi, non c'è bisogno che io con questo ritorno insista, la polemica sul primato delle arti tra 5 e 600. Se fosse cioè, lo dico per gli studenti, se fosse cioè più importante la pittura oppure la scultura. Ma rileggere quel dibattito, tra l'altro storiograficamente in campo artistico estremamente presente, sia uno straordinario esempio di discussione cognitiva epistemologica. Qui corrispondono delle pratiche assolutamente decisive per capire quello che oggi al mondo accade. Si pensi soltanto alla posizione del Cellini, che rivendicava il primato della scultura, perché la scultura, vi ricordate, la scultura imponeva la pluralità dei punti di vista in funzione di un soggetto mobile, al contrario della pittura, che presupponeva un soggetto statico e un unico punto di vista. Dunque, se c'è un autore, uno storico dell'arte, potrei continuare ma non è il caso, uno storico dell'arte i cui testi andrebbero oggi riletti esattamente dal punto di vista della trasformazione in senso concreto dei problemi della scienza cognitiva, è esattamente Andrea. Stavo per dire paradossalmente Andrea. E anche qui, di nuovo,
tengo per me stavolta le ipotesi perché questo accada, ma certo accade. Oggi che siamo costretti in fretta e in furia a riappuntare modelli per tentare di capire come il mondo oggi funziona. Ambienti formali, li chiamava Faucillon. Ma questi ambienti formali si vanno radicalmente mutando, ma era già previsto nella trasmigrazione appunto delle forme e delle loro relazioni. Un pensiero mobile, mobilissimo. Proprio nella misura in cui quello di Andrea, il pensiero di Andrea, dico, non distingueva tra la base e la forma. Non esistono altri serbatoi di modelli, se vogliamo oggi, secondo me, fare i conti con la globalizzazione in maniera decente. E ne abbiamo urgente bisogno. Ecco perché ciò che Andrea ha scritto guardato e riletto non in base alla preoccupazione del passato, ma a quella del futuro. Ed è urgente rifarlo. Andrea si situa al limite, sul confine, tra le scienze cognitive e la storia dell'arte. Non esistono molti altri storici dell'arte che abbiano, come dire, presidiato sistematicamente quella linea. E credo che da questo punto di vista, rileggendo le pagine di Andrea, noi faremo delle scoperte. Grazie a Franco Farinelli. La parola a Tommaso Montanari, una politica per il patrimonio culturale. Io ringrazio Pierluigi Cervellati e gli altri promotori di questa giornata per avermi invitato, per averla strutturata così, soprattutto per aver voluto una parola appena evocata da chi mi ha preceduto, futuro, nel titolo di questa di questo nostro incontro con Andrea Emiliani e per Andrea Emiliani. Ho riconosciuto in quest'uso, in questa proiezione in avanti, lo spirito di un documento a noi tutti caro e da Andrea Emiliani crescentemente citato lungo il passaggio degli anni, la lettera di Raffaello a Leone X del 1519, in cui Raffaello parla della necessità di tutela, di conservazione, per esortare alla virtù gli spiriti che oggi dissono fra noi, e parla dei giovani che crescono oggi. Il patrimonio come scuola civile, è anche una funzione di opposizione, sono sempre parole di Raffaello, perché tutta questa virtù non venga guasta ed estirpata dai maligni e dagli ignoranti, sono parole di Raffaello che purtroppo Emiliani ha avuto crescenti occasioni di utilizzare in chiave contemporanea. E vorrei dire che sono contento di intervenire anche, e ci tengo a dirlo, come presidente del Comitato Tecnico Scientifico per le Belle Arti del Ministero per i Beni Culturali. Credo che sia giusto ricordare che il Ministero è ancora, come ai tempi di Andrea, come sempre direi, il luogo di una contesa fra modi diversi di intendere il dettato, il mandato costituzionale, e spesso in quel comitato dove io sono da presidente, nominato dall'università, e dunque in un comitato in cui il sapere tecnico degli storici dell'arte, il sapere scientifico degli storici dell'arte dovrebbe aiutare l'amministrazione a prendere le sue determinazioni per il governo del patrimonio, il governo dei beni culturali, altra espressione molto cara Andrea Emiliani. In quel comitato spesso il magistero, l'esperienza, la figura di Andrea Emiliani è evocata, vorrei dire che ci si rivolge a lui quasi come a un santo protettore,
che magari non farà i miracoli, ma ci possa dare la forza di tenere dritta la barra in tempi in cui tenere dritta la barra è assai complicato. La prima volta che incontrai di persona Andrea Emiliani fu all'inizio degli anni 90, alla Scuola Normale Superiore di Pisa, dove ero studente. È un po' strano, a ripensarci ora, ma eravamo, noi giovani normalisti storici dell'arte, solennemente ignoranti in fatto di patrimonio culturale, vorrei dire del tutto digiuni. Salvatore Settis non aveva ancora iniziato ad occuparsene, Enrico Castelnuovo e Paola Barocchi, gli altri professori di storia dell'arte alla scuola, assai raramente facevano cadere nelle loro lezioni o nei tanti momenti di incontro qualche allusione, per lo più del resto per noi completamente incomprensibile, al misterioso mondo dei beni culturali. E non c'è dubbio che in questa infelice separazione tra la storia dell'arte trionfante dell'università e la storia dell'arte militante delle sovrintendenze si annidi una delle cause della progressiva abdicazione degli storici dell'arte rispetto al governo del patrimonio culturale. Nonostante questa lontananza, ci fu in quell'occasione la possibilità di uno scambio che mi lasciò profondamente impressionato. Alla fine del suo secondo seminario sui beni culturali, trovai il coraggio di domandargli cosa pensasse della diffusione, che allora pareva inarrestabile, dei corsi di laurea, appunto, in beni culturali. Provavo, devo confessarlo, fin da allora una istintiva avversione verso questa surrettizia, ingannevole professionalizzazione che scorporava dai corsi di laurea in lettere moderne i percorsi formativi per i futuri operatori dei beni culturali. Pensavo che ciò si dovesse alla chiara volontà di colpire la dimensione umanistica e storica della disciplina. Eravamo le prime generazioni a diventare storici dell'arte, non laureandoci in lettere moderne, in percorsi di storia dell'arte, ma in corsi per operatori dei beni culturali. Pensavamo, confusamente, ma forse non del tutto a torto, che se gli storici dell'arte non fossero più stati umanisti e storici, avrebbero avuto di fronte un solo destino: diventare meri gestori del pozzo o del barile di petrolio al servizio del mercato o della politica. E temo che poi le cose siano andate in modo non troppo diverso da ciò che temevamo. La risposta di Emiliani fu assai poco accademicamente paludata. Mi guardò sorridendo e disse con la sua aria sorniona: ma questi corsi sono una truffa. Ne fui naturalmente colpito e ricordo che approfondimmo a lungo il discorso nel percorso che separava le aule dalla mensa della scuola normale, dove pranzammo insieme. Ho poi spesso ripensato a quel dialogo, che riprendemmo in tante occasioni, e ne ricordo una volta in particolare quando ci trovavamo per caso accanto in un treno fra Ancona e Bologna. Quel che non avevo affatto capito da studente in quell'incontro, che ormai risale a 30 anni fa, mi apparve man mano più chiaro, e cioè che l'invito alla normale di Emiliani dipendeva dalla volontà di Paola Barocchi di farci conoscere un altro modo di fare storia dell'arte. Ciò che le interessava non era tanto la politica dei beni culturali in sé, quanto il movente profondo che la intravedeva in tutta l'opera di Emiliani. Quel movente partiva dallo stesso spartiacque che aveva segnato la sua intera esperienza di storica dell'arte, e cioè le proposte per una critica d'arte con cui il comune maestro Roberto Longhi, oggi tante volte evocato, aveva aperto non solo la serie artistica della sua rivista Paragone del 1950, ma una nuova stagione della disciplina. Quella insuperata dichiarazione di intenti si apre con il rigetto della storia della critica così come era stata concepita da Lionello Venturi, cito Longhi.
dove in Venturi si è pensato di far consistere il compito principale nella dichiarazione, talvolta ammetto nella confutazione, di quella parte delle dottrine filosofiche che di epoca in epoca avrebbe per così dire autorizzato il relativo giudizio critico sull'arte. C'è da domandarsi, continuava Longhi, se per questa strada la migliore critica sia da incontrarsi spesso. La via alternativa, quella additata e percorsa da Longhi, è piuttosto, sono parole sue, la storia delle evasioni, riuscite o no, dalle chiuse dottrinali. Una bella apertura di senso per tutta l'esperienza di Emiliani. Le evasioni dalle chiuse dottrinali. Per tracciare una simile storia, Longhi invitava a rompere i confini della letteratura artistica consacrata come tale. Non solo i testi normalmente elencati nella letteratura artistica di Schlosser nel 1924, ma un'apertura di senso che faceva cadere sul tavolo degli storici dell'arte, per esempio, le leggi, i bandi, gli antichi provvedimenti di tutela, testi di letteratura artistica e non testi ancillari o funzionali. Longhi non si accontentava di un florilegio illuminante di passi. In quelle righe del 1950 faceva intravedere la fondazione di una nuova storia dell'arte che ancora oggi appare attualissima, anzi direi rara. Il fondamento di questa storiografia è solo apparentemente contraddittorio ed è la consapevolezza della irriducibilità del figurativo a valori ad esso esterni, ma contemporaneamente la consapevolezza della necessità di rapportarlo e connetterlo ad una storia della cultura complessa e completa. Scrive Longhi, è dunque il senso dell'apertura di rapporto che dà necessità alla risposta critica. Una risposta alle opere che non involge solo il nesso tra opera e opere, la storia dell'arte tradizionale, ma tra opera e mondo, socialità, economia, religione, politica e quant'altro occorre. Tutto, perciò, si può cercare nell'opera, purché sia l'opera ad avvertirci che bisogna ancora trovarlo, perché ancora qualcosa manca al suo pieno intendimento. Ne scaturiva una storia della comprensione e della restituzione del figurativo sorprendente per le inclusioni entusiastiche e per le esclusioni clamorose. Longhi distruggeva alla radice il mito del capolavoro assoluto, cioè sciolto da ogni relazione. Lo cito: l'opera d'arte, dal vaso dell'artigiano greco alla Volta Sistina, è sempre un capolavoro squisitamente relativo. L'opera non sta mai sola, è sempre un rapporto. Un'opera sola al mondo non sarebbe neppure intesa come produzione umana, ma guardata con riverenza o con orrore, come magia, come tabù, come opera di Dio o dello stregone, non dell'uomo. E se è già troppo sofferto del mito degli artisti divini e divinissimi, invece che semplicemente umani. Come succede ai testi davvero epocali, l'editoriale di Longhi non divenne la Bibbia di una nuova ortodossia, ma fu invece una poderosa spinta verso un numero impressionante di eresie, di diverse vie per fare storia dell'arte. Quelli che lo compresero di meno, spesso succede così, furono i longhiani ortodossi, occhiuti cultori dell'attribuzione come fine e non come necessario mezzo. E invece due tra tanti eterodossi come Paola Barocchi e Andrea Emiliani vi attinsero le forze per i loro personalissimi strappi, diversissimi tra loro, più diversi non me li saprei immaginare. La Barocchi partì da qua per un inesausto processo di reinserimento della storia dell'arte in una più vasta storia della cultura. E Andrea Emiliani
naturalmente attraverso il decisivo filtro del suo giovane maestro, a sua volta allievo di Longhi, Francesco Arcangeli, attinse in queste pagine per, cito Andrea Emiliani, vivere l'opera d'arte del passato nell'osservazione critica dell'attualità. Sono parole della sua introduzione all'edizione del 2014 di Una politica dei beni culturali. Quel brano continua così: vivere la storia come esperienza era la condizione più vicina al nostro desiderio. Il dettato di metodo proposto da Longhi nel suo famoso editoriale di Paragone aveva ulteriormente aperto i nostri già marcati interessi verso l'arte intesa come patrimonio diffuso e sedimento leggibile di identità. Grazie all'apertura longhiana, intende dire Emiliani, egli aveva potuto guardare alla storia dell'arte e a se stesso come storico dell'arte non come lettore di una diacronia di stili e maniere, ma invece come interprete di quella concretizzazione spaziale della storia che è il patrimonio. Dirà poi Emiliani che in un certo modo egli al tempo preferì sempre lo spazio. La spazialità razionale, è stato detto molto bene ora, molto meglio di quanto potrei dire, è in sé profondamente storica dell'Emilia Romagna, consentì dunque ad Andrea Emiliani, è lui che enuncia questo paradosso in prima persona in una sua riflessione del 2017, di sottrarmi al senso che è più profondo in noi, e cioè al senso della storia. Continua. In una condizione come questa, quella del territorio, della sua regione, il patrimonio si accumula e per così dire si riunisce attorno agli insediamenti, nelle città e nei borghi, oppure si distribuisce in queste campagne di equilibrio armonioso con una forte simultaneità di apparizione. Parole memorabili, simultaneità di apparizione. Dirà poi Andrea, con citazione sorprendente, ma anche questa perfettamente in linea con lo scandaglio letterario longhiano, che lui e i suoi coetanei cercavano, cito, per la nostra giovinezza quel diverso tipo di bellezza che a Virginia Woolf mostrava tutte le tracce del passaggio della mente attraverso il mondo. La forza con cui Longhi aveva chiarito che agli storici dell'arte spettava aprire un rapporto tra le opere d'arte e il mondo, per l'appunto, aveva consentito alla Barocchi di dedicarsi a quello tra figure e parole lungo i secoli, ad Andrea Emiliani di consacrarsi interamente a studiare e a far vivere il rapporto tra opere di tempi diversi e lo stesso straordinario territorio presente. Due modi diversi di fare storia, ma due modi che sotto i miei occhi ingenui di studente continuavano a parlarsi dopo 40 anni allora da quell'editoriale rifondativo. Ciò che vorrei provare a dire oggi è che la politica dei beni culturali che Andrea Emiliani ha praticato con straordinario successo e quindi teorizzato dopo averla praticata lungo una vita, affondava le sue salde e profonde radici nel suo essere fino in fondo uno storico. Esattamente ciò che con i corsi di beni culturali e che con la stagione dei beni culturali che si apre dai primi anni 90, anzi dalla metà degli anni 80, abbiamo voluto negare programmaticamente, non più storici, ma operatori, amministratori. Andrea Emiliani è rimasto fino in fondo uno storico, sapendo benissimo che bisognava sforzarsi di rimanere ostinatamente fuori dalla storia, per citare un'espressione di Carlo Rosselli dei primi anni 20, fuori dalla storia, se la storia era quella che andava avanti, guidata dal Collegio Romano come è stata guidata negli ultimi decenni. Uno storico dell'arte, uno storico dello spazio e del tramando, per usare una parola chiave che gli aveva preso da Francesco Arcangeli. Uno storico dell'arte capace di vedere e di dire, commentando una strada di montagna, queste strade che sono la cosa più importante di tutta la vicenda. Una strada che resta è il passaggio, il pensiero, il lavoro e lo strazio di uomini e donne per secoli e secoli. Quindi questo snodarsi che in montagna è così bello, di queste strade su per l'Appennino, è eloquente.
eloquente per lui, che era capace di farlo diventare eloquente per molti. Sono le parole che abbiamo risentito in chiusura della mattinata della magnifica intervista che Andrea Emiliani ha concesso a Maria Pia Guermandi e Giuseppina Tonetta nel 2010. Un documento davvero commovente. È in questo grande spessore storico, mai disgiunto dall'amore per le cose e per la terra, dalla capacità di coglierne poesia e ironia. Ho ricevuto stamani una mail da parte di Giovanna Gaeta Bertelà, che non poteva essere qua e che faceva parte dei giovani storici dell'arte che andavano per l'Appennino a schedare, che mi ha detto: i miei quaderni sono a disposizione se qualcuno li vuole. Cosa ho imparato in quegli anni? L'amore e l'ironia. È in questo grande spessore storico che io oggi vedo tutta l'altezza della sua eredità, di Andrea Emiliani, l'urgenza della sua lezione. Quando Emiliani ha voluto spiegare in questi ultimi anni il significato del titolo, un titolo geniale e drammatico visto da oggi, di un suo celebre libro pubblicato alla macchia nel 1970, sono parole sue, e cioè La conservazione come pubblico servizio, egli ha scritto che ciò che intendeva era, cito, il valore per me centrale della pubblica proprietà etica e politica di tutto ciò che si condensava in patrimonio. Potrebbe esserci un manifesto più ostinatamente fuori della storia di oggi, più ostinatamente contrario al mainstream, alla direzione in cui andiamo trascinati dalla corrente, un momento in cui tutto è privato, tutto è individuale, tutto è economico. E invece Emiliani che diceva etica, proprietà pubblica, etica e politica. È un antimanifesto del presente. Il patrimonio come luogo in cui la collettività riconosce se stessa e si autogoverna dunque. Ed era qua la ragione dell'intesa così profonda con Pierluigi Cervellati sull'importanza cruciale dei centri storici. La città storica come patrimonio vivente, pietre antiche per una società nuova, parafrasando Cervellati, citato oggi da Settis. L'arte, e queste sono parole di Emiliani, come costruzione civile propizia alla comunità. Le radici di questo diritto alla storia di tutti, e soprattutto direi con espressione desueta delle classi subalterne, un diritto alla storia come condizione per non essere sradicati, altra parola che è stata evocata, il vero pericolo, queste radici si possono trovare nella lunga stagione di pensiero novecentesco che prelude al dibattito costituente e poi all'articolo 9 della Costituzione. Per esempio, questa espressione straordinariamente efficace di Emiliani, la conservazione come pubblico servizio, mi ha sempre richiamato alla mente questo passo ardente dei quaderni del carcere di Antonio Gramsci, lo cito brevemente. Servizi pubblici intellettuali. Oltre alla scuola, nei suoi vari gradi, quali altri servizi non possono essere lasciati all'iniziativa privata, ma in una società moderna devono essere assicurati dallo Stato e dagli enti locali, comuni e province? Il teatro, le biblioteche, i musei di vario genere, le pinacoteche, i giardini zoologici, gli orti botanici. È da fare, continua Gramsci, una lista di istituzioni che devono essere considerate di utilità per l'istruzione e la cultura pubblica e che tali sono infatti considerate in una serie di stati, le quali non potrebbero essere accessibili al grande pubblico, mentre si ritiene che per ragioni nazionali debbano essere accessibili senza un intervento statale. È da osservare che proprio questi servizi sono da noi trascurati quasi del tutto. Tipico esempio le biblioteche e i teatri, chiudeva Gramsci, i teatri che esistono in Italia in quanto affare commerciale, ma non vengono considerati un servizio pubblico. Ebbene, lo Stato che garantisce un diritto alla storia, Vezio De Lucia recentemente ha parlato di un diritto alla città storica, su questo solco, continuando queste battaglie e traducendole anche in una proposta di legge, in un disegno di legge. Una missione oggi urgente, direi la missione più vitale, vista la rimozione della dimensione storica
dalla nostra vita, dominate dalla dittatura del presente. Del resto, Emiliani è sempre stato fedele al dovere di tramandare il patrimonio attraverso i tempi tempestosi che si è trovato a vivere. Nell'immagine che devo allo struggente libro che Vittorio, suo fratello, gli ha appena dedicato, di Andrea, che nel 1977 sente sfilare manifestazioni sempre più violente sotto le finestre della Pinacoteca Nazionale, rimanendo in piedi accanto all'amatissima Santa Cecilia di Raffaello con un estintore in mano, in questa immagine, è riassunta una inesausta capacità di stare nel processo storico senza perdere la forza di contrastarlo dove sia necessario, in nome di una storia e di una civilizzazione di lungo periodo. Questo imperativo valeva nello stesso modo nei confronti dei governi locali, comunistissimi, della sua Romagna. Basti pensare al caso clamoroso di Forlì, quando, siamo all'inizio degli anni Ottanta, il soprintendente Emiliani decide di muoversi per rimediare all'inerzia del collega sovrintendente dei monumenti. In che cosa? Nella difesa del complesso monumentale del San Domenico, che rischiava di essere scelleratamente trasformato in un teatro moderno. Emiliani mette il vincolo, aggrappandosi letteralmente ai pochi lacerti di pittura ancora presenti nel complesso, e contemporaneamente trova a Roma i fondi per il restauro. Così mostrando come nel governo del patrimonio il no doveroso, direbbe lo savio, alle speculazioni possa e anzi debba andare di pari passo con la capacità di restituire i monumenti, questa storia solidificata nello spazio, al godimento dei cittadini, non permettendo nessuna retorica sui conservatori che sequestrerebbero il patrimonio senza darlo ai cittadini, a cui poi lo vorrebbe restituire il generoso mercato a cui oggi si inneggia. Non possiamo nascondere che con un crudele paradosso il più luminoso successo di Emiliani coincide con una sconfitta che egli ha fatto in tempo a vedere, a patire, a commentare. Nessuno quanto lui in Italia era riuscito a dare un senso positivo, costruttivo, potenzialmente carico di futuro a quel rapporto tra Stato e Regioni che la Costituzione lasciava irrisolto. Il grande dibattito dell'Assemblea Costituente, il compromesso sull'addettato dell'articolo 9 con la Repubblica e però la non capacità, l'impossibilità di riuscire a risolvere un rapporto che con la riforma del titolo V del 2001 andrà di male in peggio. La fondazione dell'Istituto per i Beni Culturali dell'Emilia Romagna è stato il culmine di una straordinaria esperienza di catalogazione, conoscenza, conservazione del patrimonio culturale della regione. Oggi ci si chiede angosciati se voglia e possa ancora continuare ad esserlo. Sarebbe la cosa peggiore celebrare Emiliani senza farci apertamente questa domanda e provare a dare una risposta onesta. Mentre in tutta Italia le regioni chiedevano autonomia, anche la mia Toscana, in fatto di patrimonio per abbassare la tutela di quello stesso patrimonio, visto come un pozzo petrolifero da trivellare, la sola Emilia-Romagna dimostrava allora che si doveva e si poteva chiedere e ottenere autonomia per fare più tutela e per farla con i cittadini e non contro di essi. Perché, sono ispiratissime parole di Andrea Emiliani, la testimonianza artistica custodita ad esempio in una chiesa delle foreste casentinesi in Romagna non sarà mai tutelata dallo Stato, ma dalla comunità locale, se consapevole della propria identità culturale che in quelle opere si specchia. Quel se è stato tradito dall'università innanzitutto, in cui io insegno e qui sento tutta intero questa responsabilità. Non c'era in tutto questo il minimo senso, non dico di lontananza, ma nemmeno di minore amore per l'idea di nazione. Non è mai stato una identità locale, regionale, contrapposta a un'idea d'Italia. Per tutta la vita Andrea Emiliani è rimasto quello che dalla finestra vedeva Raffaello, secondo il bel titolo del libro di Vittorio su di lui. Ne vedeva letteralmente il monumento civico di piazza, brutto ma fondamentale,
siamo ad Urbino, in quella sua decisiva giovinezza urbinate, e che poi ne tenne sempre presente l'altissimo magistero contenuto proprio in quella lettera a Leone X del 1519, in cui per la prima volta quel sommo artista metteva in esplicita e programmatica relazione il patrimonio culturale, la costruzione dell'identità italiana. Parola oggi quasi impronunciabile, identità, per l'uso che ne fanno le nuove destre neofasciste, e che però dobbiamo avere il coraggio di contendere a quel campo, continuando a semantizzarla, a darle significato profondo che una storia di identità meticcia e aperta e inclusiva ha nella realtà storica. E però, come dicevo, Emiliani ha fatto in tempo a vedere uno scempio duplice di questo illuminato modello di tutela regionale. Da una parte, attraverso la riforma Franceschini, che ha pasticciato in modo irriconoscibile il governo del patrimonio culturale emiliano-romagnolo. Emiliani, pur assai misurato, ha definito pubblicamente questo assetto da dementi, sono sue parole fra virgolette, da dementi, e forse fu troppo buono. Ora, visto che grazie all'assenza di Simone Verde forse ho qualche minuto in più, non l'avevo messo perché ero già troppo lungo, ma forse si può leggere qualche frase di un'intervista ad Andrea Emiliani del 2015 in cui si esprimeva su quello che stava succedendo. Sono molto preoccupato perché credo che questa cosiddetta riforma non solo non porterà ad alcun risultato, ma aggraverà la situazione. Temo soprattutto la non cultura dei nuovi addetti ai lavori. Quello che accade ora è totalmente in contraddizione con la nostra storia di tutela. Non c'è ombra di intelligenza in questi cambiamenti. Per questo l'ho detto nell'occasione di un convegno a Ferrara. Ed è molto difficile parlarne, perché oggi tutta l'informazione è assoggettata al potere politico. Secondo me quello che è soprattutto errato è il principio con il quale mi pare ci si sia mossi, cioè un principio di valorizzazione tutto teso al riscontro economico. Per capirci meglio, non si concepisce una valorizzazione delle strutture museali e delle opere che custodiscono passando attraverso la cultura e la ricerca, bensì attraverso altri mezzi, come se, trattandosi di valorizzare l'opera di Torquato Tasso, si pensasse di utilizzarlo come attrattiva turistica, cioè per come sarebbe funzionale per attrarre più turisti possibili. Qui il ruolo dei media è veramente nefasto, perché da tempo ci trasmette un'idea dell'arte basata sulle apparizioni in TV, se non peggio, sugli insulti personali, come accadde anni fa al povero Zeri, che invece di reagire come sarebbe stato il caso, ci si mise a piangere. È un Emiliani che non ha nessuna voglia di arrendersi, l'intervista è molto lunga, non ha nessuna voglia di piangere, soprattutto in televisione, ma ha detto la verità. Io spero ardentemente che queste celebrazioni che andranno avanti qua a Bologna e in Emilia non diano occasione agli artefici della riforma di strumentalizzare la figura di Emiliani negandone il pensiero. Sarebbe veramente atroce. Spero che questo non succeda e che si riesca a dare testimonianza onesta, veridica, del pensiero di Andrea Emiliani. Purtroppo non c'è stata solo la riforma Franceschini, cioè la negazione di un modello nazionale. C'è stata dall'altra, e si faceva cenno anche a questo, il decollo della cosiddetta autonomia differenziata. Siamo alla cronaca triste dei nostri giorni, che vede questa Emilia Romagna, l'Emilia Romagna di Bonaccini, in condizione di sudditanza culturale e politica rispetto al disegno leghista della secessione dei ricchi. Tutto il contrario, sarà il caso di dircelo, di ciò che lungo una vita ha costruito Andrea Emiliani. Ancora una volta, e chiudo, le ragioni di questo giudizio di Emiliani pubblicamente critico verso questa terribile stagione di malgoverno del patrimonio e del paese vanno rintracciate nella profonda consapevolezza del primato della storia e della sua doverosa, cruciale accessibilità a tutti. La sola vera valorizzazione è la conoscenza critica. Sono sue parole scritte nel 2015. La sola vera valorizzazione è la conoscenza critica. Dovremmo scriverlo sulle porte dei musei e dei dipartimenti di storia dell'arte. La sola vera valorizzazione è la conoscenza critica, cioè la conoscenza storica.
Sono parole che valgono come un testamento spirituale, una bussola, una dichiarazione di intenti, un programma politico per quella politica dei beni culturali che Andrea Emiliani, storico vero e uomo dello Stato fino in fondo, è stato uno dei pochissimi a pensare e soprattutto ad attuare. Grazie. Bene, grazie al professor Montanari per la sua bella relazione. A questo punto ci sarebbe l'atto finale. Vediamo nuovamente Andrea Emiliani che illustra il bel guido della strage degli innocenti. Qui andiamo di là dall'altra parte. Questa è la strage degli innocenti di Guido Reni, uno dei dipinti fondamentali dell'opera del grande pittore bolognese che vive tra il 1575 e il 1642, che occupa il quadro un posto riconoscibile nella storia italiana dell'arte. Si data intorno al 1611 e si interpreta normalmente proprio per quella astrazione, armonia anziché violenza e ferocia naturalistica fra le opere maggiori del cosiddetto classicismo, e poi si aggiunge classicismo vaticano, perché si intende sottolineare la particolare efficacia poetica di un atto crudele, secondo la narrazione liturgica dei Vangeli, ma che qui, nell'opera di quest'artista in questi anni, passa attraverso una interpretazione più armoniosa e dolce, e con tutto ciò non cessando tuttavia di essere espressiva e a modo suo violenta. Ma violenta come? Come un atto teatrale, come un atto appunto di finzione immaginativa. Guido Reni dipinse questo quadro, non si sa bene se a Bologna, era in San Domenico, o a Roma, durante una sosta della sua prima maturità romana, approfittando dell'emozione che in lui era stata, come dire, provocata dalla visione di un gruppo famoso che si trova oggi nella Galleria degli Uffizi e che allora era stato individuato nel terreno del giardino di Villa Medici, appunto, quella su alta, su Trinità dei Monti, il gruppo delle Niobidi, delle figlie di Niobe, e il loro strazio, la loro uccisione, un tema classico e pagano che diveniva nella strage degli innocenti, riprendeva vita e appunto non poteva, state le origini, essere altro che una sorta di dimensione più cantabile di un avvenimento forte, più armoniosa che non feroce. Il quadro è per la prima volta
e improvvisamente, prima di altri che forse sono altrettanto significativi nella carriera di Guido, una sorta di dipinto di grande equilibrio anche formale. Forse serve dire che quella punta di quel pugnale che l'aguzzino regge nella parte superiore del quadro è come il punto della stadera, cioè di una pesa, che regge due parti uguali per tensione e quantità figurativa. Le due parti sono evidentemente ispirate al gruppo di Niobe e delle figlie, come vi ho detto, ma nello stesso tempo rientrano a far parte, ecco perché classicismo vaticano, di un mondo che nei musei vaticani, nelle raccolte vaticane, che nascono nel 1505 per essere chiari, trovano raffigurazioni come queste che hanno luogo per lo più nelle mosaici di tipo teatrale, sono cioè maschere teatrali. Questa è la figura della prima donna che regge il bambino qui sulla destra, sulla vostra destra. Questo è anche la figura della donna dall'altra parte di questa equilibrata composizione che sta sulla sinistra. La struttura centrale, ripeto, sta su questo punto che divide equamente la composizione. È chiaro che si tratta di una affondata, per così dire, che la cultura di Guido Reni fa nel mondo dell'archeologia classica, però senza accettare, come sarebbe successo nel Settecento, di ripeterne gli atti, le finzioni, ma in generale il problema degli equilibri, delle armonie e di tutto ciò che si riconosceva tipico del mondo classico, la bellezza del mondo classico riportata in vita nella cultura barocca. Infatti il primo a parlare di questo quadro è niente meno che Giovan Battista Marino, che sarebbe oggi come dire Arbasino scrive un pezzo per un bolognese, che non è poco, ecco. Thank you.
Chiudiamo con questo splendido regalo del professor Cervellati, che quale ha cercato di far capire a tutti che lui non c'entra con questo che abbiamo fatto, riuscendoci brillantemente. Grazie veramente di cuore, è stato un bel regalo. Grazie a tutti voi e arrivederci. No, per lui, sì. No, volevo solamente, siccome sono il titolista, porta bene, come titolista volevo dire che abbiamo ascoltato, vedendo le foto intere delle parti che abbiamo utilizzato nella locandina, che ho trovato i dischi che Andrea ascoltava nelle triste settimane che precedono la sua fine. Uno dei dischi che lui ascoltava con l'audio delle cuffiette è quest'ultimo, che avrete tutti capito è l'ouverture delle Nozze di Figaro di Mozart, che a me rendono felicità e credo che rendessero felice anche lui ascoltandole.